Buongiorno, oggi parliamo di miodesopsie, sono un disturbo della vista. Ne parliamo dopo la sigla. Buongiorno a tutti, oggi parlo delle miodesopsie che sono un difetto della vista, un disturbo della vista di cui io soffro da almeno 15 anni circa. Appena passati 40 anni ho cominciato a vedere i moschini. Questo video io lo faccio per cercare di far rendere conto a chi non ha il disturbo delle miodesopsie. Il perché è molto semplice, perché chi ce l'ha lo conosce molto bene. Chi se ne occupa, ovvero i dottori oculisti, ovviamente lo conoscono. Non ci sono cure specifiche per le miodesopsie. Tutti gli oculisti a cui io mi sono rivolto per i miei controlli annuali. Ne ho uno di fiducia, poi ogni tanto cambio così pure per avere un quadro più attendibile. Mi hanno sempre detto che il problema non si risolve se non bevendo molto, perché è anche dovuto alla disidratazione dell'occhio, e prendere degli integratori. Quindi questa è diciamo, l'unica strada per ridurre il problema. Al momento non ci sono cose concrete per risolverlo. Per chi ce l'ha, ripeto, ovviamente si deve rivolgere al proprio medico oculista. Passiamo all'esperimento con cui io spero di far vedere bene come funzionano le miodesopsie. Per fare questo esperimento mi affido alla mia GoPro finta, questa è cinese da 50 € e sa poco, fa egregiamente il suo lavoro. Fornita del cabinet per non andare sott'acqua, un supporto a cavalletto che mi serve per tenerla ferma dentro il barattolo e dentro il barattolo di acqua sporca, perché io devo riprodurre proprio questo effetto dei moschini volanti. L'effetto si verifica soprattutto quando si gira la testa. E allora si vedono questi moschini che ciondolano. È un po' come guardare da dentro un acquario. La sensazione è la stessa. Io però appunto voglio fare un video in cui chi non ha le miodesopsie si rende conto di come vive quello che ce l'ha. Ho messo dentro dell'origano, che è scaduto questo, non ci posso fare niente, proprio per creare quello che poi si vedrà come moschini. L'effetto è quello di girare praticamente il barattolo così da far vedere praticamente quello che succede all'occhio quando una persona ha la vista, quando una persona muove la testa. Ripeto, è un effetto abbastanza, un difetto abbastanza, un disturbo, scusate, un disturbo abbastanza fastidioso, soprattutto nelle giornate dove c'è il cielo coperto, quando è tutto bianco, avete presente? Ecco, in quei momenti si ha la massima visibilità proprio dei moschini. Quando si guida, insomma, è noioso. Poi chiaramente dipende da persona a persona, noi siamo tutti diversi, quindi il disturbo si manifesta in forma diversa. Dipende anche dallo stato della vista. Spero di aver ricreato bene l'effetto. Quelli che hanno le miodesopsie possono commentare sotto se corrisponde alla realtà. Perché loro sono gli unici veramente che possono certificare, diciamo, la bontà di questo video. Scrivetelo sotto nei commenti, vi ringrazio. Questo è un po' un video che si va ad aggiungere a quello delle emicranie con aura, che è un'altra cosa di cui, diciamo, soffrivo per fortuna. È un po' di tempo che crociamo le dita, non ne soffro più. Comunque trovate il video qui sopra, dove ho cercato di fare un video per far vedere quello che succede a chi ne soffre durante la fase critica e per fortuna sotto mi hanno scritto che ci ho abbastanza preso. Poi ripetiamo, siamo tutti diversi e
queste sintomatologie si presentano in maniere ovviamente diverse. Non siamo per fortuna tutti uguali. Io cerco, sia con questo video e ho cercato con quell'altro, di riuscire a creare un effetto speciale per farlo conoscere a chi non ce l'ha, così magari da aiutare quelli che ce l'hanno ad essere compresi. Quindi adesso voi che ce l'avete, se questo video vi piace, lo fate vedere ai vostri amici e gli spiegate così d'amblè che cos'è una miodesopsia. Peraltro c'è un termine veramente complicato, in effetti. Vi ringrazio, se vi piace mettete il cliccate il mi piace, il pollicione in su. Se non vi piace, ci può stare, mettete il pollicione all'ingiù. Vi prego di iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo, tanto a voi non costa nulla, a me, per noi youtuber, è molto importante. E qui vi saluto, grazie, ciao. Peraltro potete anche offrirmi un caffè con Ko-fi. Grazie.